tutti. Voce. Cercherò di essere assolutamente il più breve possibile. Solo alcune considerazioni. Una sulla relazione del tesoriere, che come tutti gli altri ringrazio per il suo ottimo lavoro in questi anni, e mi spiace moltissimo che non abbia deciso di abbandonare la sua carica, ma gli auguro tutto il bene possibile per tutte le nuove avventure che vorrà intraprendere. Sulla questione tesoreria avrei da dire qualcosa, nel senso che essendo un'associazione che fa del volontariato la propria missione, cercando di portare a più persone possibile quello che è il nostro operato, quindi concordo anche con Enzo sulla difficoltà di riuscire ad arrivare alla gente fuori dal nostro ambito radicale, anche per il nome all'interno della dicitura del nome della nostra associazione, però non possiamo avere un bilancio annuale con un utile di 3.000 euro. Cioè, io credo che un bilancio e una cassa come quella che il tesoriere ci ha illustrato, per un'associazione che cerca di promuoversi e di avere degli obiettivi tangibili, una cassa di tutti questi migliaia di euro è assolutamente inutile. Cioè, a noi non servono soldi in cassa, perché cosa? Cioè, è meglio spenderle facendo iniziative importanti piuttosto che tenerceli in cassa, perché non ci servono a nulla. Cioè, noi abbiamo 13.000 euro più o meno, un utile solo quest'anno di 3.500 euro. A cosa ci serve tenere lì questi soldi? Nulla. Cioè, facciamo iniziative, facciamo dei congressi, non dei congressi, scusate, perché convegni. Facciamo dei convegni, facciamo delle iniziative importanti, pagando anche gli ospiti per venire ad illustrare le tematiche che vogliamo trattare in quel convegno particolare, visto che comunque sia le nostre emozioni sono assolutamente ampie e riguardano, appunto, come si è detto, anche le presenze del nostro direttivo lo dimostrano, cioè spaziamo dalla prostituzione all'intersessualità alla PrEP, visto che comunque sia anche nell'ultimo anno ci siamo battuti per la PrEP, per il matrimonio. Di che cos'è la PrEP? Perché la PrEP è il trattamento pre-contagio AIDS, quindi per evitare il contagio da HIV, è una pratica che già si usa in America, in Europa non è ancora arrivata, non è ancora stata ufficializzata, quindi certi diritti insieme ad altre associazioni europee ha lanciato questa campagna per portare... Un convegno su questo sarebbe utile. Assolutamente, ma infatti se leggi la mozione è stato appunto inserito anche in mozione questo punto. Quindi tenere questi soldi secondo me è assolutamente inutile, quindi bisogna cercare di pubblicizzarci, tra virgolette, nel senso che alla fine non è che dobbiamo andare a venderci, siamo un'associazione che fa del volontariato. Non ci sarebbe niente cercando... male, eh? No, ma noi cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi, non è che cerchiamo di arrivare a più iscritti possibile, certo, avere più soldi possibile. Cioè, però se riusciamo a spendere questi soldi per fare dei convegni, dei dibattiti di un certo peso sulle tematiche che noi portiamo avanti, sicuramente, secondo me, sarebbe il modo migliore per utilizzare questi soldi che abbiamo in cassa. Altra cosa, vabbè, io come l'anno scorso ho cercato di dare una mano all'interno del direttivo sulla parte social, e mi sono prestato anche alle telefonate agli ex iscritti per cercare i rinnovi. Purtroppo la cosa che ho notato è che non è che la gente, quindi per tornare al discorso di Enzo, non si iscriva perché non si riconosca più, non si riconosce più con le nostre battaglie o con quello che sono le nostre emozioni di quell'anno. È semplicemente che si dimentica. Cioè, poi li chiami, ti dicono ah sì sì adesso lo faccio, e poi non lo fanno. Quindi magari da quest'anno io
mi impegno fin da subito a cominciare a stressare la gente, non da luglio come è stato deciso al direttivo, esatto, da domani. Quindi questo, ieri abbiamo fatto il congresso, si è concluso, questa è la mozione, se vuoi vattela a vedere sul sito, paghi, ti iscrivi, quindi io assolutamente mi impegno già da domani a iniziare con le chiamate agli ex iscritti e a chi non ha rinnovato entro questo weekend di congresso la tessera per il 2016. L'ultima cosa, è vero, a livello locale anche noi a Milano abbiamo notato questa difficoltà, nel senso che comunque sia, non essendo un'associazione che fornisce servizi alla popolazione LGBT, cioè non siamo Arcigay che fa l'accoglienza, che fa i locali, eccetera. A Milano ci sono tantissime associazioni, c'è chi fa il cineforum, c'è chi fa il corso di teatro. Noi questi servizi non li offriamo, noi offriamo cose molto diverse, più specifiche, più settoriali e che riguardano tendenzialmente coppie di persone, quindi al massimo sono le coppie che ci cercano e si rivolgono a noi, non sono le grandi masse dell'accoglienza. Quindi previa iscrizione. Quello non lo facciamo, previa iscrizione. E ti assicuro che anche del gruppo coppie, per esempio, pochissimi sono iscritti all'associazione, cioè noi forniamo comunque noi i nostri servizi. Facciamo politica. Esatto, noi cerchiamo tramite le cause pilota di arrivare a degli obiettivi. Poi non ci interessa se queste persone si iscrivono o no. Il certo, sito è illegittimo. È auspicabile. Il sito di certi diritti è illegittimo. È auspicabile che queste persone si iscrivano, però appunto non offrendo servizi per il grande pubblico. Noi ci abbiamo provato a tirare in mezzo su Milano, io parlo di Milano perché è la realtà che conosco, vivendoci, come certi diritti abbiamo provato a cercare di fare un gruppo. E purtroppo è stato molto difficile perché non avendo nulla da offrire, un cineforum o un corso di qualunque tipo, cioè, l'unica cosa che ci veniva in mente era facciamo una cena di autofinanziamento, perché in quel momento ci servivano i soldi per pagare il Pride, visto che comunque sia giustamente certi diritti ha deciso che le iniziative locali, se le associazioni locali e i nuclei locali vogliono farle, se le pagano, abbiamo deciso facciamo questa cena di autofinanziamento. C'era il finanziamento, eravamo e avevano dato la loro adesione i soliti quattro che poi sono gli stessi del direttivo che stanno a Milano e quindi abbiamo detto vabbè, risparmiamo i soldi della cena, versiamo quei soldi direttamente e ci vediamo altrove, facciamo altro. Quindi la difficoltà comunque sia di cercare di avvicinare nuove persone, viste quelle che sono i nostri obiettivi e lo scopo della nostra associazione, è sicuramente molto difficile. Sicuramente l'assenza di una campagna iscrizioni per quest'anno ha giocato anche un ruolo abbastanza importante e forse, come avevamo parlato già l'anno scorso, la campagna dell'anno scorso invece non è stata proprio azzeccata, nel senso che a noi è piaciuta molto l'idea Express Your Sex. Il problema è che i nostri iscritti, molti non l'hanno capita quella campagna e anche gli ex iscritti non l'hanno capita, ma perché fondamentalmente i nostri iscritti sono assolutamente trasversali, si iscrivono per singole cose che noi portiamo avanti, ma magari di altre non interessa nulla, quindi bisogna cercare il grimaldello giusto per arrivare a più persone possibile. Secondo me spendere i soldi per fare delle iniziative sulle nostre tematiche che porteremo, che voteremo in mozione, potrebbe essere il grimaldello giusto per aprire anche i portafogli di chi magari non ci conosce. Ok, grazie Francesco. La parola...